Per molti anni area industriale degradata, l'ex Tubimar nel porto di Ancona, che ora risorge grazie all'impiego di energie rinnovabili. L'inaugurazione questa mattina, la presenza tra l'altro dei comitati contro il rigassificatore dell'API, una presenza civile e silenziosa. Allora il servizio di Francesca Piatanesi. Interamente bonificata, l'area industriale della ex Tubimar nella zona portuale di Ancona, fino a un anno fa altamente nociva per via del tetto in amianto, è oggi fonte di energia pulita. Il tutto grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico inaugurato oggi della potenza di 3.200 kW di picco, pari all'energia elettrica necessaria per soddisfare il fabbisogno di circa 1.600 abitazioni. Un intervento voluto dall'autorità portuale e dalla holding Porto di Ancona e realizzato da un'associazione temporanea di impresa formata da tre diverse realtà: Conscop, consorzio di cooperative attive nel settore delle costruzioni e dei servizi, Edra Ambiente ed Energy Resources. Abbiamo così potuto restituire al porto, alla portualità, alla cantieristica di questi spazi molto interessanti, molto belli e con costo zero per quanto riguarda noi autorità portuale, in quanto, e qui sta l'intelligenza dell'operazione, in quanto tutta quanta la bonifica e la sistemazione delle coperture sono state fatte direttamente dall'impresa concessionaria, che poi ovviamente ha preso l'autodiritto per 20 anni di mandare avanti di utilizzare l'energia elettrica. Tutto questo fra l'altro è avvenuto in larga parte con i magazzini occupati, che quindi hanno continuato a lavorare, quindi senza soste per interruzioni o cose del genere. L'area a 50.000 metri quadrati coperti è infatti in parte occupata da alcune delle più importanti aziende della cantieristica navale. Grazie al progetto di riqualificazione avviato 10 mesi fa per un impegno economico complessivo di 16,3 milioni di euro, rappresenta da oggi un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile che permetterà di evitare ogni anno l'immissione in atmosfera di 623 tonnellate di CO2.